Nicola Gasbarro, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno e benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole. Lei insegna antropologia culturale all'Università di Udine ed è presidente del comitato scientifico del Festival Vicino Lontano. Si occupa di problemi relativi alla comparazione storico-religiosa e all'antropologia della complessità. Ed è autore di numerose pubblicazioni per la collana Vicino Lontano, ha curato tra l'altro L'uomo che non verrà di Mike Singleton. Ecco, prima di entrare dentro lo spirito di Vicino Lontano, anche se con questa domanda credo che già ci siamo dentro, ho letto poco fa dalla sua scheda, Nicola Gasbarro, che lei si occupa di comparazione storica religiosa e dell'antropologia della complessità. Ecco, ce lo vuole spiegare cos'è l'antropologia della complessità? Perché mi sa che questo tema è un tema che ci sarà sempre più vicino e ci attraverserà sempre di più, il tema della complessità antropologica. Beh, antropologia della complessità è dare un segnale alla disciplina che ha comparato la cultura occidentale di solito con le società primitive o quelle che vengono chiamate con maggiore rispetto giustamente di livello etnologico. Adesso l'antropologia ha fatto un salto necessario dopo i processi di globalizzazione, cioè si occupa di analizzare la comparazione tra le civiltà complesse, cioè tra i dei mondi contemporanei. Ecco, la chiamerei antropologia dei mondi contemporanei, nel senso che è una sorta di disciplina che deve reagire o forse in grado di reagire a quello che di solito viene chiamato lo scontro delle civiltà. Ecco, analizzare le civiltà contemporanee significa cercarne una compatibilità in qualche modo, a cercarne una maniera di convivenza, anche perché poi sono le convivenze a mettere in moto nuovi processi conoscitivi e nuovi meccanismi di generalizzazione scientifica. Quindi è uno spostamento d'orizzonte. Spostamento d'orizzonte, una ricerca di mediazione della convivenza e una reazione per trovare una compatibilità. Quindi, se non sbaglio, Nicola Gasbarro, siamo proprio nel nocciolo del progetto culturale ancor più che Festival di Vicino Lontano, di cui lei è presidente e direttore scientifico. Sì, Vicino Lontano è nato proprio con, ricordo che il primo slogan che lo presentava era identità e differenza al tempo dei conflitti, quindi diciamo che io mi ci sono ritrovato condividendo prospettive, valori, metodi di analisi e anche prospettiva di valori, mettiamola così. Credo che il nocciolo fondamentale sia una prospettiva di valori, di confronto tra le civiltà e tra i mondi contemporanei per capire meglio gli altri e soprattutto per capire meglio noi stessi. E il tema di quest'anno del Festival Vicino Lontano che si srotola fino a, siamo quasi verso la fine tra l'altro, a Udine, qual è il tema dell'edizione 2018, Nicola Gasbarro? Diciamo che quest'anno ci occupiamo degli squilibri e delle disuguaglianze. E soprattutto degli squilibri e delle disuguaglianze non più sopportabili perché creano conflitti. Alludo soprattutto alle disuguaglianze economiche. Vorrei ricordare agli ascoltatori che l'Istat ha detto che in Italia ci sono, l'altro giorno ha pubblicato i dati, di 5 milioni di poveri. Questo porta a conflitti, in prospettiva a conflitti sociali insopportabili. Non è possibile andare avanti così. Conflitti e squilibri di genere, le do solo un dato, nel 2016 sono state ammazzate 150 donne, giù di lì, compagni, mariti, cioè nell'ambito degli affetti e della famiglia. Il che vuol dire che una donna ogni 2 giorni e mezzo muore per colpa dei maschietti oppure di un certo tipo di squilibrio tra i sessi. Il dramma delle generazioni è autoevidente, i ragazzi sono lontani dal mondo dei loro genitori, anzi i genitori pensano che
il futuro dei loro figli sarà sicuramente peggiore di quanto sia la loro vita di adesso, e quindi c'è uno squilibrio evidente tra le generazioni. Non voglio parlare poi degli squilibri tra le civiltà. In Italia rinasce una cultura della differenza e del differenzialismo che non spaventa solo la ricerca scientifica antropologica, ma spaventa la società nel suo complesso. Stanno rinascendo una serie di pregiudizi differenzialisti che attraversano le nostre coscienze e lacerano il nostro pensiero, e questo è insopportabile. Per cui Vicino Lontano quest'anno tenta di analizzare tenta di fare un percorso, un viaggio in questa civiltà malata in cui noi viviamo, spesso non accorgendosi, perché questo differenzialismo è passato persino con la condivisione, a volte inconscia, a volte voluta, a volte politicamente guidata, a volte mediata, ma è passata anche con una sorta di accettazione tacita, e questo non è sopportabile a livello di rivendicazione di diritti, e non è sopportabile a livello di strutture di fatto, perché poi i fatti producono effetti imponderabili. Le pongo una domanda, Nicola Gasbaro, spero che non sia una domanda banale, abbia la compiacenza qualora la ritenesse. La pongo a lei in qualità di antropologo. Lei poco fa parlava di pregiudizi. Ora, la parola pregiudizi è un concetto di fissità mentale, nel senso che c'è chi ha un pregiudizio, per ben che vada, arriva un giudizio affrettato senza una necessità di pensiero, lì si ferma, no? Però dal punto di vista della crescita culturale, della crescita umana, ecco, secondo lei oggi la categoria dei pregiudizi è molto presente, e questa è una cosa, è una distonia culturale, una distonia della nostra società, perché oggi in una società che si definisce moderna, quindi apparentemente senza pregiudizi, invece c'è quel substrato che non si leva intorno a noi, attraverso noi. In che modo, dal suo punto di vista, antropologicamente parlando, noi potremmo riuscire, non dico a liberarci dei pregiudizi, ma quantomeno a vederli in faccia? Guardi, io le rispondo così, con una opposizione che noto continuamente con gli studenti. I pregiudizi attuali sono le opinioni indotte, sono diverse dai pregiudizi tradizionali, che rinviavano ad un'appartenenza familiare, ad un'appartenenza ascrittiva. Adesso i pregiudizi sono, prodotti da quelli che una volta si chiamavano gli opinion makers, ma insomma sono opinioni condivise dal senso comune. Ecco, definiamo i pregiudizi oggi come opinioni diffuse dal senso comune, che spesso sono non compatibili con i fatti, non compatibili con la ricerca scientifica e soprattutto non compatibili con le verità empiricamente constatabili, per cui l'opposizione oggi è tra opinione e conoscenza scientifica, cioè non è un'opinione pensare il differenzialismo rinvia ad una struttura categoriale che non è scientifica. Se noi diffondiamo il pregiudizio o l'opinione che è giusto che ci siano le differenze, ma io di questo ne sono convinto, le differenze devono essere valorizzate, però se noi le valorizziamo senza l'uguaglianza diventa un pregiudizio discriminatorio che tende a perpetuarsi. Cosa voglio dire? È che ci sono delle opinioni che vanno dal pregiudizio individuale alla costruzione collettiva, che spesso si strutturano contro verità di tipo scientifico. Allora, occorre creare una mentalità che è l'opinione che non ci rende liberi,
mentre è la verità scientifica che ci pone un problema di uguaglianza da cui ripartire. L'opinione non ci rende liberi ed è questo un dato importante che sposta il nostro sguardo, soprattutto oggi, Nicola Gasparro, dal punto di vista politico. Mentre noi, tra un'ora, vicino lontano, si parlerà di popolocrazia, la metamorfosi delle nostre democrazie. Quindi siamo in tema proprio di quello che lei diceva poco fa, che l'opinione non ci rende liberi. Oggi che noi ci nutriamo di opinione, noi che ci nutriamo e pensiamo di conoscere, buttiamo lo sguardo sul titolo del giornale o sul giornale o sulla notizia in internet senza demonizzare ovviamente questi mezzi di informazione. Le faccio un esempio. Mentre prima l'amministrazione dello Stato si serviva esclusivamente della statistica, oggi l'amministrazione dello Stato si serve della statistica, cioè con i dati veri. Tutta la politica è basata sulle opinioni, cioè non si fanno più pubblicazioni statistiche, ma si fanno sondaggi d'opinione. Il che vuol dire che si è spostato tutto, per cui arriviamo al concetto di povertà percepita, al concetto di idea di democrazia percepita. Ma dico, che vuol dire povertà percepita? Se noi non percepiamo povertà, significa che non c'è la povertà. Ma che discorsi sono? Se poi uno pensa in termini macrosistemici e fa l'analisi di come queste percezioni siano costruzioni di sistema, beh, allora la riflessione, come lei ben comprende, come gli ascoltatori ben comprendono, la riflessione diventa molto necessaria. Diventa altro che necessaria, perché nessuno si deve sentire escluso da questo, che tutti quanti siamo dentro. È l'utilizzo delle parole è importante. Lei poco fa parlava del concetto di povertà percepita, ecco. Ecco, guarda, le faccio un altro esempio banalissimo, prego. Visto che me ci porta lei sull'esercizio delle parole. Molte volte noi usiamo in maniera critica parole descrittive, no? Esempio. Quella nera nigeriana è una puttana. Allora uno dice, beh, ma non è politicamente corretto, però indica una verità, cioè ha un ambito di denotazione evidente. È vero, ma chi di noi direbbe bianca italiana puttana? Perché le nere sono puttane, le bianche sono escort? Vede che tramite il linguaggio noi comunque cumuliamo discriminazioni e differenze, strutturiamo differenze che poi riattraversano il pensiero come opinione e come pregiudizio. Se io trovo 10 titoli di giornali in cui dico nigeriana puttana, poi mi creo l'opinione che tutte le nigeriane sono puttane. Scusi la brutalità. No, la brutalità è veramente sbattuta in faccia a noi, perché così una delle rivoluzioni più importanti che noi possiamo fare, forse lo diceva già un certo Confucio, è dare un significato alle parole, cioè dare un senso alle parole. E soprattutto, ecco l'analisi della complessità e l'analisi differenziale, chiederci perché certi atti descrittivi vengono fatte con certe parole mentre non verrebbero fatte mai con il contrario. Se un marocchino, che ne so, violenta qualcuno, subito compare il titolo marocchino musulmano violenta X. Se poi è un italiano, nessuno scrive un italiano cattolico violenta X. Allora la domanda, a che cosa serve fare i titoli così? Beh, la risposta è facile: a creare un'opinione. E torniamo all'opinione indotta e costruita, che non è vera. Ed è importante a questo punto fermarsi ad analizzare, ad ascoltare, fermarsi in quelle che vengono definite le nuove agorà, ovvero i festival, in questo caso come il Festival di Udine vicino lontano. In che modo, Nicola Gasparro, lei che fa parte del comitato scientifico, in che modo lo sguardo culturale viene spostato quando tutto il sipario sarà chiuso su questo festival? Che cosa vi aspettate in sostanza?
Noi ci aspettiamo una, come dire, una rilegittimazione della società civile. Non pensiamo di fare altro, noi vogliamo portare, cioè cerchiamo di portare un senso critico all'interno della società civile e soprattutto a far riflettere le persone su queste cose ovvie che apparentemente sono ovvie, ma spesso diventano, come dire, oggetto di distrazioni di massa. Ecco, allora noi vogliamo andare un po' contro gli operatori di distrazioni di massa. Dove, qua, a che cosa questo porterà non lo so. Mi auguro che possa portare ad una maggiore coscienza critica della società civile. Ecco perché ho detto che quest'anno il nostro viaggio era un viaggio nella civiltà malata. Non siamo medici, non abbiamo il potere di guarirla, ma vorremmo cercare di indicare i sintomi. E quindi creare domande, perché poi in sostanza... Quindi creare problemi. Noi non abbiamo risposte, creiamo problemi. Ecco, questo mi pare l'indizio fondamentale. In senso lacaniano, provocate la domanda, e questo è molto, esatto, molto importante. Esatto. Ma la domanda che ognuno deve fare a se stesso prima che farla agli altri. E certo, perché poi si comincia da noi, comunque sia, si comincia dentro casa nostra. E il Festival Vicino Lontano è anche espressione del premio Terzani. L'edizione 2018 a chi è andato? Dunque, è andato un giornalista che... Domenico Quirico, che fa esplodere la violenza del contrasto fra le civiltà nel nostro sistema mondo, torno al conflitto tra le civiltà. Domenico Quirico è uno che ha raccontato meglio forse di chiunque altro tutto il dramma della Siria e quindi paradossalmente siamo quasi nel quotidiano e ha raccontato il dramma di una guerra di cui spesso noi ci dimentichiamo, ma che c'è e che pone problemi non solo all'Europa, pone problemi di stabilità, non solo di stabilità del mondo, ma anche di compatibilità di cui parlavo prima, quindi è un premio veramente antropologico quest'anno. Io sono molto contento che la giuria abbia scelto un protagonista del nostro tempo di questo livello. Domenico Quirico, tra l'altro ricordiamo l'ultimo suo libro, Succede ad Aleppo, edizioni La Terza. È quella, certo. Prima di salutarci, Nicola Gasbarro, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, sto leggendo un libro molto carino di un ospite che è uscito da parecchio, un libro che io accumulavo nei miei acquisti da leggere nei momenti possibili, che è Adwa di Jabashego, che sarà ospite di Vicino Lontano sul dibattito sul razzismo. Ed è l'esperienza e la visione dei rapporti di discriminazioni che si incrociano tra loro, bianchi neri, maschio femmina, Africa, Italia, e raccontato da una voce e da un sentimento femminile non comune, veramente un libro straordinario. Ricordiamo. Che ci viene da, come dire, come testimonianza di un'alterità che vive con noi e a cui noi spesso non facciamo caso. E queste sono le nuove testimonianze del nostro tempo, quelle che mischiano gli immaginari culturali e le differenze le fanno interagire e moltiplicano le sensibilità e le visioni del mondo. Ecco, quando diverse visioni del mondo si incontrano da loro, si allargano gli orizzonti. Ricordiamo, e le prospettive di vita. E le prospettive cambiano sicuramente. Ricordiamo il libro che ha appena citato Nicola Gasbarro, Adwa di Jabashego, con le edizioni Giunti. Intanto noi ringraziamo del tempo che ci ha dedicato Nicola Gasbarro, il presidente del comitato scientifico del Festival Vicino Lontano. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi e un saluto affettuoso agli ascoltatori.